Mese di giugno molto positivo per Peugeot Italia, che progredisce con percentuali molto più alte rispetto al mercato in generale. Per quanto riguarda le vetture, infatti, il marchio del Leone fa un balzo in avanti del 18% rispetto al 4,5% del mercato Italia. Se si considerano i primi sei mesi dell'anno, la quota di mercato Peugeot nel nostro paese è passata dal 4,7 al 5,3% delle vendite totali e dal 4,5 al 5,5% in riferimento ai soli clienti privati. Successo in particolare per la 2008, che anche a giugno mantiene la sua posizione fra le top 10 a gasolio. Si consolida inoltre la leadership fra le marche estere nel settore dei veicoli commerciali, con un incremento sul mese del 34% in confronto al più 12% del totale mercato. Nella prima metà del 2014, quindi, Peugeot nel suo complesso, vetture e commerciali, cresce come quota di mercato in Italia dal 4,9 al 5,6%, mantenendo il quinto posto nella classifica delle vendite. Al debutto sul mercato la nuova Peugeot 108, city car dal design elegante e da indossare su misura, grazie alle infinite possibilità di personalizzazione, alla ricchezza degli equipaggiamenti e all'ampiezza della gamma, che comprende versioni a 3 o 5 porte e le decappottabili top con tetto in tessuto ripiegabile a comando elettrico. Sofisticate le finiture e le dotazioni a livello di auto di categoria superiore con clima automatico, retrocamera, keyless system e schermo touch con funzione mirror screen collegabile con gli smartphone. Due i motori tricilindri di ultima generazione ad alta compatibilità ambientale, 1000 da 68 cavalli anche con cambio robotizzato e 1002 da 82 cavalli. Contemporaneamente debutta sul mercato anche la 308 SV Car of the Year 2014, che si distingue nell'ambito della categoria per il design dinamico di impronta sportiva e per l'innovativo i-cockpit unito a qualità funzionali da grande e confortevole familiare. A proseguire il rinnovamento della gamma è stata presentata alla stampa la nuova Peugeot 508, che beneficia di un restyling che va decisamente a marcare il family feeling del Leone, con un anteriore che appare indubbiamente più attuale grazie alla nuova calandra, ai gruppi ottici con tecnologia full LED e al cofano rastremato. Un rinnovamento del quale ha beneficiato anche l'abitacolo, dove trova posto un display touch da ben 7 pollici. La telematica di bordo sposa la tecnologia del Connect Apps. Il tradizionale raduno internazionale del club storico Aventure Peugeot si è svolto quest'anno in Inghilterra, Southampton, con una straordinaria partecipazione di modelli rari, come le versioni Darmat della 402 del 1935 e la Cabriolet Eclipse, versione rivoluzionaria nello stile e antesignana delle auto con tetto rigido ripiegabile nel vano bagagli. Un evento che conferma la passione degli affezionati al marchio del Leone, passione tra l'altro accessibile a un pubblico vasto, considerando il valore storico anche di vetture economicamente non impegnative. Dopo il successo del 2013, Peugeot ha riproposto inoltre le giornate del Driving Experience, mettendo a disposizione degli oltre 3.000 partecipanti su 4 circuiti italiani, 208, 308 e 2008, per testare nella sicurezza della pista le qualità tecniche e di comportamento di vetture punto di riferimento nelle rispettive categorie. Emozioni in particolare alla guida della 208 GTI, con i preziosi consigli di esperti piloti istruttori. È proprio l'inebriante 208 GTI, assieme alla ancora più aggressiva coupé RCZ, è stata scelta come protagonista del nuovo film di Luc Besson, Three Days to Kill, thriller d'azione che vede Kevin Costner interpretare uno spietato agente segreto.
Tra gli appuntamenti sportivi che vedono Peugeot in primo piano, la coppia campione Andreucci e Andreuzzi con la 208 T16 ha concluso al terzo posto la gara del Rally Italia-Sardegna. Ma va sottolineata anche l'affermazione al quarto posto della coppia junior Albertini-Mazzetti con la 207 S2000. Si consolida così la leadership della Casa del Leone nel campionato italiano costruttori, davanti a Ford, Skoda e Renault. Si prepara intanto il ritorno in grande stile per il 2015 di Peugeot, insieme a Total e Red Bull, alla Dakar, il rally raid più duro e impegnativo del mondo, con le 2008 DKR di Carlos Sainz e di Stéphane Peterhansel. Nuovo importante acquisto del team, che ha offerto, insieme all'altro compagno di squadra, Cyril Depré, una curiosa anteprima delle sue capacità su un tracciato speciale allestito alle pendici del Parco Saint-Cloud di Parigi.